Leon, vi do il benvenuto ragazzi su questo canale. Oggi siamo su Factorio per spiegare delle funzionalità, diciamo, avanzate o come applicare il combinatore aritmetico su un qualcosa che potrebbe essere molto utile. Ok? Faccio vedere questo esempio. L'ho visto su un altro canale, non mi ricordo di chi esattamente, però facciamo che lo faccio anche sul mio e vediamo se magari possa tornare utile in qualche modo. Allora, praticamente questo è un combinatore aritmetico, ragazzi, servirà solo questo, non servirà nient'altro. Spiego su questo esempio perché. Perché è l'unico modo per fare quello che sto per spiegarvi, ok? Cioè non c'è altro modo, bisogna per forza usare questo, ok? Quindi uno di voi dirà, oh, finalmente qualcosa di utile, perché sinceramente, ragazzi, io non li vedo usare da nessuno. Allora, diciamo che, vedete qui abbiamo le nostre casse con del ferro, vedete questa per esempio è una cassa d'acciaio, questa è una cassa passiva, fornitrice, quindi logistica, e questa è di richiesta. Faccio così per farvi vedere che usare qualsiasi cassa, insomma. Ok, allora, diciamo che, come funziona? Questo qua è semplicemente uno scarico del treno, ok? Arriva il treno con il ferro carico. Gli insertori lo prendono, lo buttano dentro la cassa. Gli insertori lo prendono dalla cassa di immagazzinamento e lo mettono sul nastro trasportatore. Il ferro poi andrà, ragazzi, alle vostre fornaci o dove volete voi. Sostanzialmente va alla fornace, non va da nessuna parte. Quindi, quando arriva il treno, cosa succede? Si riempiono tutte le casse. La prima cassa che si scaricherà, qual è? Sempre quella più a sinistra. Se il nastro va verso destra, si scaricherà sempre prima quella a sinistra. Perché non si scarica quella successiva? Perché si trova la linea occupata. Ok? Quindi, trovando la linea occupata, l'insertore non può mettere il pezzo di materiale sul nastro perché ce n'è già uno. Ok? Qua, questo invece si troverà sempre libero perché è il primo a scaricare. Che cosa succede questo? Questo comporta che questa cassa sarà la prima a essere svuotata e sarà completamente vuota. Questa cassa si svuoterà per seconda, questa per terza, questa per quarta e così via. Questo cosa implica? Implica che quando il nostro treno arriva in stazione, questo vagone qua, ok? Adesso non fate caso, la configurazione nel mio caso sarà questo, perché è la configurazione è diversa. Diciamo che se avete la linea dritta, questo vagone qua sarà sempre quello che scaricherà e quello che caricherà il materiale. Questo diventerà inutile fin quando tutte le quattro casse prima saranno vuote. Sostanzialmente è questo. Quindi il treno girerà sempre a metà della sua potenzialità. Diciamo, invece di girare alla massima efficienza, gira a metà. Sempre. Finché le casse non verranno svuotate e comunque girerà sempre a metà, perché poi andrà a prendere materiale che gli serve per riempire queste, e queste faranno il lavoro, queste sostanzialmente rimarranno sempre vuote. Noi cosa vogliamo fare? Vogliamo che quando arrivi il treno a scaricare, scarichi in tutte le casse, ma gli insertori che scaricano sul nastro voglio che scarichino le casse in egual modo, ok? Quindi se qui manca un pezzo, dovrà mancare il pezzo anche nell'ultima, giusto? Le voglio scaricare, praticamente le voglio bilanciare. Okay? Per farle scaricare tutte alla stessa maniera. Come si fa questa cosa qua? Questa cosa qua si fa, scusate, utilizzando un solo combinatore aritmetico. Okay? Qua vi ho fatto l'esempio. Prendiamo i nostri cavi. Okay? Cavo rosso. Il cavo rosso io l'ho attaccato al palo per farvi vedere che c'è un segnale effettivo che arriva. Okay? Voi lo collegate all'inizio, subito, alla prima cassa. Ok? E collegate con il cavo rosso tutte le casse che sono disponibili. Ok? Quindi in questo caso sono 8. 1, 2, 3, 4. Poi il cavo rosso va dall'altra parte. 5, 6, 7, 8. Tutte collegate con il cavo rosso. Ok? Il cavo rosso io per comodità l'ho portato sempre al nostro palo. Voi lo potete portare direttamente al combinatore. Perché l'ho portato qui? Perché vi voglio fare vedere che il cavo conta, ok?
diciamo, il materiale che è all'interno di tutte e 8 le casse. Ok? Quindi, come possiamo vedere qui, il segnale che sarà in ingresso sarà 19K di ferro, quindi 19.000 unità di ferro. Quindi in queste 8 casse ci saranno 19.000 unità di ferro. E andiamo in ingresso, vedete qui nel nostro cavo rosso, non so se si vede bene perché c'è un po' di confusione in questo spot, andrà in ingresso al nostro combinatore aritmetico. Nel nostro combinatore aritmetico cosa vogliamo fargli fare? Vogliamo fargli fare la media aritmetica di tutte le casse, ok? In modo che lui faccia la media di tutte le casse. Quindi il nostro ferro all'interno, che arriverà come segnale, che ricordo essere 19K, quindi 19.000, voglio che lo dividi per il numero di casse che sono attualmente sul su questo impianto. Quindi in questo caso io ho 8 casse, quindi io qua metto diviso 8. Lui mi darà esattamente un'uscita che io chiameremo segnale M, che sta per media aritmetica, ok? Quindi lui mi darà esattamente che tutte le casse sono piene, quando, scusate, tutte le casse sono piene, vi darà esattamente il contenuto di una singola cassa, quindi 2,4K, ok? Se qua ce ne sono 19.000 unità, la media, cioè la media diviso 8 sarà esattamente, quindi 19.000 diviso 8 sarà esattamente 2,4K, ok? Quindi il contenuto di una singola cassa praticamente. Uscita segnale M. L'uscita del segnale M lo portiamo ai nostri insertori. Li colleghiamo tutti insieme, ragazzi, sempre con il cavo rosso. Ok? Quindi tutti e 8 collegati. Gli diamo questa istruzione, ferro diviso 8, uscita M. Vi darà M2,4K. M2,4K li colleghiamo ai nostri insertori. Quelli che buttano sul nastro sostanzialmente. Quindi il nostro impianto è completo? Ancora no, perché a noi gli insertori gli abbiamo dato un segnale che è M2,4K, che viene dal palo, dalle casse, diciamo 19K, ferro diviso 8, uscita M, e da 19K a 19.000, scusate, a 2.400. Ok? Quindi sto ripetendo un po' troppo spesso, ok, ma non riesco a farne a meno, ragazzi, scusatemi. Poi, diciamo che un segnale gli arriva, adesso gli serve il segnale del contenuto della cassa singola. Nel senso, tu mi devi leggere cosa c'è dentro la cassa singola, non in tutte, solo in una. Quindi l'insertore dovrà avere la lettura del ferro che ci sarà all'interno della cassa. Quindi all'interno della cassa sappiamo che è 2,4K in questo momento, vabbè, in questo momento 2,3. Però a lui gli dobbiamo dire il ferro che c'è dentro la cassa che ti arriva, ok? Scusate. Il ferro che c'è nella cassa deve essere maggiore o uguale della media. La media gli arriva da qua, il ferro gli arriva da qua. Allora, colleghiamo la nostra cassa e tutte le altre casse all'insertore singolo, quello che ha di fronte. Lo colleghiamo, ragazzi, con un cavo di colore verde. Cavo di colore verde perché? Per evitare di mescolare i segnali. Perché se noi utilizzassimo un cavo rosso, il cavo rosso sappiamo che ha segnale 19K, quindi andrà a dire all'insertore: guarda che dentro la cassa ci sono 19K. In realtà non è vero, perché è il contenuto di tutte e 8. Noi vogliamo sapere il contenuto di una cassa singola, quindi usiamo un cavo verde. Il cavo verde gli dirà che il contenuto all'interno della scatola della cassa sarà esattamente 2,3 o 2,4K, quel che è, ok? Vedete, per esempio qua è 2,4, qua è 2,3 perché l'impianto è già fatto. Comunque, poi gli diciamo il ferro deve essere maggiore o uguale di M. Quando succede questa condizione, allora tu ti puoi accendere, altrimenti non ti accendi, rimani spento. Come potete vedere, questo insertore qua ha luce rossa, vedete, e rimarrà fermo. Questo insertore qua ha luce rossa e rimarrà fermo. Il consenso ce l'avrà questo insertore qua, perché il contenuto della sua cassa sarà superiore, infatti è 50, qua è 46, qua è 48. Quindi, ragazzi, adesso è arrivato il treno, le ha riempite. Quindi, ragazzi, questo avrà la priorità.
ora è arrivato il treno, le ha caricate, la media si è ristabilita come era prima, quindi la priorità ce l'avrà sempre il primo. Ok? Allora, una volta fatto questo, dicevo, collegate il cavo verde dalla cassa all'insertore, poi passate alla cassa successiva, dalla cassa all'insertore, cavo verde, cassa all'insertore, per tutti e 8. Una volta che avete fatto questo, ragazzi, l'impianto è finito. Vedrete che tutte le casse si scaricheranno in egual maniera. Cioè, se qui mancano due pezzi, qui mancheranno due pezzi. E qui non potrà scaricare fin quando questi due pezzi non verranno scaricati. Ok? Quindi, 50 unità di ferro, qua ce ne sono 48, qua ce ne sono 50, fin quando questa cassa non arriva a 48, questo non può partire. E tutti gli altri non potranno partire. Ok? Allora, adesso cosa andiamo a fare? Adesso andiamo a fare... lo andiamo a costruire insieme. Quindi mettiamo il nostro combinatore aritmetico. Lo mettiamo girato. Lo mettiamo qui. Sì. Così è simmetrico con l'altro. E gli andiamo già a dire che vogliamo fare una divisione all'interno. Prendiamo il nostro cavo rosso e cominciamo a collegare tutte le nostre casse. Ok. Questa volta non userò i tralicci perché non devo farvi vedere più che il segnale arriva. Ci abbiamo già l'esempio sopra, quindi ragazzi, cavo rosso, cassa, ok, cassa, cassa. Andiamo dall'altra parte, cavo rosso, cavo rosso, cavo rosso e cavo rosso. Ok, premiamo Q per eliminare il filo che rimane. Ok, adesso queste casse qua sono tutte collegate, saranno tutte contate e andiamo, cavo rosso, ok, ad attaccarlo al nostro combinatore aritmetico. Siamo sempre Q. Adesso il combinatore aritmetico conterà il valore di tutte queste, cioè il valore, il contenuto di tutte queste casse. Quindi gli diciamo che il valore di tutte queste casse qua cosa sarà? Beh, lo sappiamo sopra, no, è nel caso sopra era il ferro, adesso qua è il rame, quindi noi dobbiamo dargli a dire il in ingresso tu hai il rame. Questo lo sappiamo perché quello c'è dentro, ok? Il rame lo dividi per il numero di casse che abbiamo, quindi lo dividiamo per 8. Applichiamo, ok? Lo dividiamo in 8 parti. E gli diamo un'uscita. L'uscita, ragazzi, la chiamiamo sempre M, che sta per media, ok? Allora, ancora sto ok, vabbè. Poi facciamo uscita dal combinatore aritmetico, colleghiamo tutti i nostri, poi andiamo dall'altra parte, tutti i nostri insertori, premiamo Q per eliminare il filo che ci rimane e lo mettiamo giù. Adesso a tutti gli insertori gli dobbiamo dire, cosa gli dobbiamo dire? Beh, sostanzialmente quello che gli diciamo sopra, il nostro ferro, che nel nostro caso adesso sarà rame, maggiore o uguale a M, ok? Quindi andiamo qui e gli diciamo, abbiamo il rame dentro noi adesso, quindi rame deve essere, quando è il rame è maggiore o uguale, quindi quando il nostro rame è maggiore o uguale di la M della media che gli arriva da qua, allora abilita disabilita, c'è già, ok? Infatti sono tutti spenti. Quindi, perché sono tutti spenti? Perché non hanno il secondo valore. Andiamo a prendere il nostro cavo verde, vedrete che pian piano cominceranno ad accendersi. Eccolo qua, luce verde si è acceso, premiamo Q. Cassa, cavo verde, insertore, premiamo Q, cassa, insertore, Q, cassa, insertore, Q. Poi, cassa, insertore, Q, cassa, insertore, Q, cassa, insertore, Q, cassa, insertore, Q. Ok. Adesso, che cosa succede? Accidenti, ho sbagliato a posizionare la mano sulla tastiera. Mi premevo ERTV, vabbè. Cosa succede? Vedete, tutti gli altri sono spenti. Perché tutti gli altri sono spenti e solo questo è acceso? Beh, sostanzialmente perché qua gli abbiamo detto cosa fare, negli altri no. Quindi, possiamo tranquillamente premere Shift, tasto destro, ok? Del mouse, Shift, tasto sinistro, per copiare anche la condizione all'interno, ok? Oppure potremmo metterla a mano, basta rifare il procedimento. Quindi, il nostro, gli diciamo... Solo che bisogna trovarlo, vedete, il nostro rame deve essere maggiore o uguale, dove sei? Maggiore o uguale di M, dove sei M, eccolo qua, e allora ti spegni, ok? Ti accendi e ti spegni. Ok, copiamo la nostra condizione, noi ragazzi facciamo così che
la copiamo, quindi scusate, ok, facciamo clic, 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 ok, clic, 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 ok, qui ci sarà la nostra condizione. E lo copiamo, tutti avranno la stessa istruzione, faccio vedere che tutti hanno la stessa identica istruzione, ok, all'interno. Adesso vi faccio vedere cosa succede. Li prendo un po' a mano perché se ho spazio, vediamo un po', sì, un po' di spazio ce l'ho. Li prendo un po' a mano perché in questo caso, se riesco, ok. Vedete, questi scaricano, vedete, questo è diventato rosso. Un attimo, il treno vada via, fuori da un po' dalle palle. Questo è fermo, deve partire per forza l'altro, ok. Vedete, ok. Adesso questo è fermo e questo è fermo. Ora partirà solo questo, gli altri rimarranno fermi perché non hanno consenso. Perché in questa cassa qua c'è molto più materiale, diciamo della prima, qua 47, vedete qua 47 e qua 47, ok. Quindi prendiamo, ok, ok. Ora voi direte, ma adesso sono tutti fermi. Certo ragazzi, sono tutti fermi perché in questa cassa sarà sempre 47 unità. In queste invece ce ne sono 50. Per farli partire anche questi devono scaricare. Vedete? Vedete? Ok? Vedete? Loro pareggiano sempre la media. Ecco, vedete, tutti fermi tranne questo. Perché questo sarà l'unica cassa ad essere piena. Qua abbiamo 37, qua abbiamo 37, qua abbiamo 38. Vabbè, 38, 38, 38 e 38. Ora il treno ricaricherà e quindi riporterà le casse al loro numero originale, cioè piene, quindi si accenderanno tutte. Quindi, questo è l'esempio di come massimizzare l'uso del treno, perché se no sostanzialmente ragazzi il primo vagone che si svuota è sempre quello più esterno, poi si svuoterà quello più interno. Questo vagone andrà a caricare, questo qua viaggerà sempre avanti, indietro, avanti e indietro pieno sostanzialmente. Il concetto è quello. Quindi, ragazzi, spero che questo tutorial vi sia stato utile. Io vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like. Da Leon è tutto, ragazzi, ci vediamo al prossimo tutorial.